Buonasera a tutti, siamo in compagnia di Michele Placido all'undicesima edizione del Festival del Cinema Indipendente. Approfittiamo della presenza del nostro ospite per fargli qualche domanda sul suo rapporto con il cinema indipendente, appunto, ma prima di arrivare al cinema indipendente, il rapporto con Mario Monicelli, qual è, l'aspetto che maggiormente ricorda di Mario Monicelli? Mario Monicelli è stato un mio maestro sicuramente, primo maestro, poi Bellocchio. Il Romanzo Popolare è un film che appartiene alla sua storia, meravigliosa, fatta di film meravigliosi. E io ho avuto la fortuna di essere incontrato, di fare un provino con lui e di essere scelto. Non ricordo manco come ci sono arrivato a fare questo provino. Quando ci penso, credo come una sorta di miracolo, che, insomma, una stella buona che mi ha accompagnato nel mio percorso. E comunque già, come dicevo, raccontavo prima a qualcuno, facendo il provino con Mario, sono entrato subito nel suo cuore. Diciamo, lui mi ha preso subito a simpatia, questo ragazzo meridionale, un po' così, un po' rozzo nel parlare, un po' timido, un po', però con una grande voglia, una grande passione che avevo, di diventare un attore. Diventare un bravo attore di teatro. Però poi è stato il cinema che mi ha reso famoso, la televisione dopo. Mario è stato quello che mi ha scoperto, per cui gli dico grazie. E a proposito di Monicelli, che è stato presidente di giuria qualche anno fa qui al Festival, le chiediamo il suo rapporto con il cinema indipendente. Cinema indipendente, beh, la parola stessa indipendente è una parola bellissima, meravigliosa, indica che uno può fare come gli pare, non ha bisogno di rendere conto a nessuno. È indipendente dalla politica, è indipendente dal denaro, è indipendente, è libero e può esprimere quello che vuole, con pochi mezzi, anche di fortuna. Fatto anche da ragazzi che non hanno soldi, che hanno tanta voglia però di esprimersi. Questo dovrebbe essere il concetto di cinema indipendente e questo è anche il concetto che ha sempre accompagnato la mia idea di cinema, soprattutto all'inizio, quando ho fatto il mio primo film che si chiamava Pumarò, che era la storia di un ragazzo africano che raccoglieva i pomodori per pagarsi l'università, una storia che non era assolutamente commerciale, che non era assolutamente per le grandi sale, era un film indipendente, io ho cominciato con un film indipendente, secondo me. E a proposito di Capitanata e di cinema di Capitanata, crede che la nostra terra possa essere un terreno fertile per la nascita di nuovi filmmaker, di nuovi registi e autori soprattutto? Oddio, sono un po' pessimista così perché non credo che ci siano proprio le condizioni ideali, perché vedo che Foggia negli ultimi anni, se devo essere sincero, da un punto di vista culturale ha abbassato un po' la guardia. Usiamo questo termine per dire che esprime poco culturalmente rispetto ad altre città italiane, io dico. Ma questo è un peccato perché si sa che Foggia ha avuto invece sempre una grande tradizione culturale. Ultimamente, ripeto, si sta un po' perdendo, non so di chi è la colpa, non voglio fare processi, non voglio riflettere, probabilmente è sempre colpa di tutti, anche forse di noi che ce ne siamo andati, ma se ce ne siamo andati vuol dire che già all'epoca non c'erano i presupposti per stare qua. Però vedo che i foggiani o quelli della provincia o della Capitanata si fanno onore fuori, si fanno onore a Roma, a Milano, a Torino. A Torino ci sono due fratelli, si chiamano I Deserio, che sono in questo momento ritenuti fra i più bravi registi, sono una coppia di fratelli di 30 anni, che sono, il papà era di Ascoli Satriano, appunto, e loro sono ritenuti fra i migliori filmmaker europei in questo momento, hanno vinto un premio importantissimo in Francia e sono di origine di qua, però a Torino hanno trovato la possibilità di esprimersi. Un consiglio a noi foggiani per cambiare le cose, per migliorare le cose, ce lo può dare? Votate meglio, che vi devo dire, non so, perché noi siamo in democrazia, cioè uno deve cercare di, anche politicamente, di esprimere attraverso il voto persone che poi si impegnino anche sul piano culturale e non mi vengano a raccontare, non mi venghino, come direbbe, a raccontare che ci sono cose che vengono prima dalla cultura. La cultura è tutto. Ha progetti in cantiere per quanto riguarda il cinema?
Sì, io vengo adesso, ho finito un film come regista in Francia, a Parigi, film francese, però ho prodotto, ecco, un giovane regista palermitano, ho prodotto un film che stanno girando proprio in questi giorni fra Trento e la Romania, ed è il debutto di questo ragazzo che ha 26 anni, un siciliano, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, a cui ho dato la possibilità, gli ho trovato i finanziamenti per realizzare il suo primo film, il suo sogno. Allora, grazie a Michele Placido, grazie a voi che ci avete seguito e vi auguriamo intanto buona visione per quanto riguarda le prossime proiezioni dei lungometraggi in concorso e arrivederci nei prossimi giorni.